Oggi parliamo di una delle più grandi scoperte dell'ultimo secolo nel campo della fisica, il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs è soprannominato la particella di Dio. Pochi sanno esattamente cosa sia, però tutti sanno che c'è. Questo fu teorizzato nel 1964 da Peter Higgs e rilevato per la prima volta nel 2012 con degli esperimenti fatti tramite l'LHC, ovvero il Large Hadron Collider, che è un acceleratore di particelle presente al CERN di Ginevra. Senza questa minuscola particella, che fu teorizzata dal fisico scozzese Higgs nel 1964, tutte le particelle elementari dell'universo sarebbero state prive di massa. La massa è sorgente della forza di gravità, e senza la forza di gravità descritta da Newton non ci sarebbe attrazione tra atomi, molecole, stelle, pianeti e tra gli esseri viventi. Quindi questo bosone di Higgs è davvero fondamentale perché è una sorta di colla che tiene insieme l'universo ed è proprio per questo che si è procurato il soprannome di particella di Dio. Proprio per questo soprannome abbiamo scelto come sfondo della diapositiva il particolare della Cappella Sistina, la creazione di Adamo. I bosoni sono una classe di particelle che obbedisce alla statistica di Bose-Einstein, che determina la distribuzione statistica relativa agli stati energetici di equilibrio termico in un sistema di bosoni. E secondo il teorema spin statistica hanno spin intero. Il bosone di Higgs è un particolare bosone, poiché è elementare, ciò vuol dire che è una particella indivisibile, non formata da altre particelle più semplici, è massivo, ovvero dotato di massa, ed è scalare, poiché viene descritto unicamente dal punto di vista matematico tramite un numero reale, ed è accompagnato da un'unità di misura. Poi possiamo fare un paragone di questo bosone. Ovvero del suo comportamento con le altre particelle della materia, descrivendolo tramite un video. Chi entra in una sala piena di persone, attirando intorno a sé gran parte dei presenti. Mentre il personaggio si muove, attrae le persone a lui più vicine, mentre quelle che lascia alle sue spalle tornano nella loro posizione originale. E questo affollamento aumenta la resistenza al movimento. Vale a dire che il personaggio acquisisce massa, proprio come fanno le particelle che attraversano il campo di Higgs. Le particelle interagiscono fra loro, vengono rallentate dall'attrito, non viaggiano più alla velocità della luce e acquisiscono una massa. Come abbiamo potuto notare nel video, è stato citato il campo di Higgs. Il campo di Higgs è una grandezza esprimibile come la funzione della posizione nello spazio e del tempo. E questo, secondo la teoria, permea l'universo conferendo massa alle particelle elementari. Spieghiamo bene che cosa succede. Pochi miliardesimi dopo il Big Bang, pochi miliardesimi di secondo dopo il Big Bang, tutte le particelle elementari erano senza massa, come il fotone. Queste particelle si muovevano alla velocità della luce, ma subito, negli istanti successivi al Big Bang, questo campo, denominato di Higgs, si accese, invase tutto l'universo e fece assumere alle particelle una massa. Ecco proprio il motivo della grandissima importanza del bosone di Higgs, poiché questo conferisce una massa a tutte le particelle elementari che compongono l'universo. Spieghiamo cosa è successo nel Big Bang, attraverso un altro video. Il pallone sarebbe entrato in rete, cioè l'universo sarebbe stato stabile in tutta la sua evoluzione futura. Un centesimo in meno e il pallone sarebbe clamorosamente uscito, cioè l'universo avrebbe imboccato la strada di uno stato vuoto e instabile, in cui non ci sarebbe stato posto per la nostra esistenza. Dal video abbiamo capito come il bosone di Higgs sia davvero una particella fondamentale per tutto l'universo.
Esso svolge un ruolo fondamentale anche nel modello standard, che è una sorta di catalogo della materia che prevede l'esistenza degli elementi fondamentali dell'universo. Nel modello le particelle elementari sono raggruppate in due tipologie, sulla base delle loro caratteristiche e della statistica. Troviamo i fermioni, che sono divisi in quark e leptoni, che hanno spin semintero. E poi troviamo i bosoni, che sono noti anche come bosoni vettoriali o bosoni di Gauge, poiché rispettano la teoria di Gauge, che hanno spin intero. Allora, abbiamo qui una rappresentazione del modello standard che abbiamo detto essere un modello come un catalogo di tutti gli elementi che compongono la materia. E, sappiamo inoltre che la materia ordinaria è composta da quark e leptoni. E, generalmente sappiamo che gli atomi sono costituiti da un nucleo e poi uno o più elettroni che sono in realtà dei leptoni carichi, e a sua volta il nucleo è costituito poi da protoni e neutroni, ciascuno composto da tre quark. Abbiamo quindi i fermioni che si dividono, che sono raggruppati in quark e leptoni ed esistono e sono raggruppati in famiglie. Abbiamo tre famiglie per i quark e tre per i leptoni. E, parlando, per quanto riguarda i leptoni, ci sono, tre famiglie, abbiamo detto, la prima è quella delle particelle cariche, per ogni famiglia abbiamo infatti un elettrone, un muone e un tau, e poi abbiamo il corrispondente neutrino. Poi invece abbiamo i quark e poi parliamo dei bosoni, che sono delle particelle mediatrici delle forze delle interazioni fondamentali, che sono in pratica le forze che possiamo trovare in natura. Abbiamo praticamente i gluoni, che sono i responsabili dell'interazione forte, poi abbiamo i bosoni W e Z, che sono quelli responsabili dell'interazione debole, e i gluoni responsabili dell'interazione elettromagnetica. A questi si aggiunge anche il bosone di Higgs, quindi nel modello standard, di cui però non si conosce precisamente la massa. Sono state infatti fatte diverse valutazioni, diverse misurazioni che hanno cercato di attestarne precisamente la massa. E poi da questo modello standard vengono esclusi però i gravitoni, che sono in pratica dei bosoni responsabili dell'interazione gravitazionale, che non vengono però inclusi nel modello standard. E poi, quattro fisici teorici italiani, Elena Viggiani, Alessandro Strumio, Francesco Sannino e Andrea Tesi, sostengono l'ipotesi secondo cui il bosone Higgs sia frutto dell'unione di più particelle, e quindi secondo loro il bosone Higgs è formato da fermioni scalari. Per ragazzi alle scalare è necessario però un acceleratore più potente dell'LHC, con cui è stato scoperto il bosone di Higgs. L'LHC è l'abbreviazione di Large Hadron Collider ed è un collisore con cui vengono fatti collidere fasci di particelle. Parliamo proprio dell'LHC. Abbiamo detto che è un acceleratore di particelle, uno dei più importanti al mondo, situato presso il CERN di Ginevra, che viene utilizzato per ricerche sperimentali riguardo il campo della fisica delle particelle. È il più grande e potente realizzato finora ed è un acceleratore di tipo circolare che serve per accelerare degli adroni, ovvero protoni e ioni carichi. Serve per farli accelerare e poi farli scontrare ad una velocità di circa 13 tera electron volt. Diciamo che ha una traiettoria circolare che è lunga circa 27 km, e si trova alla profondità di 100 metri circa, al confine tra la Francia e la Svizzera. Serve quindi ad accelerare i fasci di particelle che arrivano a scontrarsi lungo questo percorso circolare in ben quattro punti, presso i quali si trovano dei laboratori di ricerca con i rispettivi rivelatori di particelle, che sono
degli strumenti che vengono utilizzati per analizzare le caratteristiche di quelle, delle nuove particelle. Questi prendono il nome di ATLAS, CMS, LHCb e ALICE. Questo, diciamo, l'LHC è stato inventato sul modello dell'acceleratore ideato da Bruno Tuschek, che era un fisico austriaco di origini ebree, che venne costretto proprio per questa sua, proprio per queste sue origini a trasferirsi a Roma. Nel 1960 si pose a capo di un gruppo di studiosi, si pose a capo quindi di un gruppo di studiosi in quel di Frascati, con l'intenzione di costruire un acceleratore che sarebbe stato poi chiamato anello di accumulazione. E con questo furono effettuate le prime collisioni elettroni-positrone e abbiamo detto che costituì poi il modello per il moderno LHC. Poi, come possiamo vedere in un prossimo video, possiamo osservare quindi in questo video la collisione tra elettroni e positroni nell'LHC. E con cui abbiamo detto che è stato scoperto appunto il bosone di Higgs. Allora, Peter Higgs introdusse nel 1964 il meccanismo di Higgs, però le pubblicazioni che fece servivano per citare l'esistenza di un bosone, senza confermarla. Il meccanismo ed il bosone vennero messi insieme durante il modello standard, solo però successivamente in una descrizione della forza debole, come teoria di Gauge. Ci si aspettava dall'LHC di confermare l'esistenza del bosone. E infatti vennero fatti vari esperimenti, dove uno servivano per appunto per confermare l'esistenza del bosone e due per cercare la massa. Nel 2012 fece una conferenza nell'auditorium di CERN, dove Peter Higgs era presente e c'erano anche i suoi portavoce per gli esperimenti. C'era Fabiola Gianotti, che era la direttrice del CERN, per l'esperimento ATLAS, e Joseph per l'esperimento CMS. Annunciarono la scoperta di una particella che era compatibile con il bosone di Higgs, e la cui massa risultava intorno ai 126,5 giga electron volt per l'esperimento ATLAS, e per l'esperimento CMS era di circa 125,3 giga electron volt. La scoperta poi fu confermata il 6 marzo del 2013, in una conferenza che era tra i fisici del CERN. Però i dati relativi a questa particella erano ancora incompleti. Nell'ottobre del 2013, Peter Higgs e François Englert sono stati nominati vincitori del premio Nobel della fisica per la scoperta del meccanismo di Higgs. Ci furono 2 anni di pausa e si riprese nel 2015. Infatti, l'LHC ha ripreso gli esperimenti con un'energia che era quasi pari ai 13 tera electron volt, e quindi si avvicinò a una massima che era prevista tra i circa 14 tera electron volt. Quindi, oltre a avere nuove misurazioni che erano relative per il completamento del bosone di Higgs, vennero, diciamo, molti fisici si aspettavano che una nuova fisica dovesse emergere, oltre al modello standard. Inoltre, concludo dicendo che la scoperta e la verifica della presenza delle particelle più sfuggenti della materia e la composizione della materia oscura e dell'energia oscura saranno possibili grazie a degli studi che erano molto approfonditi sul bosone di Higgs.